o intelligenza artificiale. Quindi adesso allargo un po' il discorso, se portiamo un esempio allargo un po' il discorso. Intelligenza artificiale, se ne parla moltissimo. Cos'è l'intelligenza artificiale? Allora, dare una definizione di intelligenza artificiale è, vorrei dire, quasi impossibile, purtroppo. Purtroppo, perché se ci mancano le definizioni, noi esseri umani poi, i matematici muoiono senza definizioni, ma anche gli esseri umani senza saper definire le cose, dare un nome alle cose, un significato alle cose, è difficilissimo in caso. L'intelligenza artificiale è così vasta, immantinente, potenzialmente, diciamo, pervasiva, che si fa fatica anche a definirla. Ci sono tante definizioni, tutte molto incomplete, molto insoddisfacenti. Questa è una di quelle. L'intelligenza artificiale è la capacità dei computer di imitare le funzioni cognitive della mente umana. Bella sfida, no? Ok. Perché oggi si parla di intelligenza artificiale? Perché se ne parla continuamente. Se avete un giornale qualunque, da qualche parte trovate qualche cosa che fa riferimento a qualche cosa che abbia a che vedere con l'intelligenza artificiale, ogni giorno. Perché se ne parla tantissimo oggi? Attenzione, l'intelligenza artificiale si parlava anche 60 anni fa, le prime definizioni sono di 60 anni fa. Insomma, sono 60 anni, però in questi ultimi 5 anni sembra che non ci sia altro di più importante nella vita di tutti, almeno, diciamo, nella vita di chi pensa alla innovazione, al progresso, alla scienza, alla tecnologia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sostanzialmente se ne parla così tanto perché ci sono due elementi che sono stati, vorrei dire, decisivi. Il primo si chiama Big Data. Big Data vuol dire grandi quantità di dati. E cosa sono i Big Data? Beh, diciamo che ogni volta che noi andiamo in rete per fare qualunque tipo di roba, stiamo dando dati alla rete, nostri dati, dati dei nostri vicini, oppure postiamo foto, immagini, commenti, eccetera. Quindi noi siamo dei fornitori di dati assolutamente spontanei e generosissimi. Poi ci facciamo tanti pruriti sulla privacy, ma di fatto siamo lì che, diciamo, spiattelliamo il mondo intero, tutte le nostre intime cose. E poi ci sono i sensori in tutti i computer, in tutti, diciamo, in tantissimi strumenti tecnologici che prendono dati nelle aziende, sulle strade, eccetera. Poi ci sono i satelliti e poi. Quindi è il mondo dei big data, tantissimi dati. Allora, quando avete tantissimi dati, come avere tantissimo petrolio, cosa che non si è mai verificata nella storia umana, no? E poi non è capire cosa fare di questo tantissimo petrolio, tantissimi dati. E poi ci sono, questo è il primo fattore. Secondo, e come vedremo, l'intelligenza artificiale si alimenta di dati, è vorace. Poi c'è un secondo fattore che sono un'altra parola inglese, è tutto inglese qui ovviamente, no? Il cloud, cosiddetto cloud computing. Cos'è il cloud computing? Sono i computer che sono sparsi in giro per il mondo, voi non sapete dove sono, ma voi potete usarli, voi possiamo usarli. Una volta le aziende dovevano avere il loro computer, registrare il loro computer, eccetera, eccetera. Adesso posso usare, non sto parlando del PC, sto parlando dei grandi computer che possono fare, per esempio, i calcoli di cui parlavo prima, quelli della pandemia, no? Questi sono distribuiti un po' dappertutto, in zone recondite, no? Google, Amazon, Facebook hanno queste gigantesche batterie di computer sparsi nei deserti dell'Arizona, del Nevada, eccetera, in posti isolatissimi, quindi molto consigliati, che lavorano per noi. Quindi se voi volete comprare tempo di calcolo su Amazon o su Google, lo potete fare. E questi sono disponibili a basso costo. Quindi, prima cosa, tanti dati, quindi, seconda cosa, tecnologia a bassissimo costo. E terza cosa, gli algoritmi che fanno funzionare questi computer su questi dati. Perché se non avete gli algoritmi, avete, come dire, avere il petrolio greggio e non avere una raffineria che lo rende disponibile naturalmente per fare le plastiche oppure per fare i carburanti, eccetera, eccetera, le mille cose che si fanno. Allora, questi tre elementi, big data, algoritmi e computer, sono quelli che hanno, diciamo, abilitato l'intelligenza artificiale, che troviamo dappertutto, troviamo nella visione artificiale, troviamo nell'interpretazione del linguaggio scritto, parlato. Oggi, come sapete, se usate il traduttore di Google avete delle traduzioni praticamente
non dico perfette, ma quasi, no? 10 anni fa era un disastro, e forse vi ricorderete, qualcuno di voi si ricorderà, si andava sui siti parlamentari a vedere i profili di alcuni nostri parlamentari e c'era il curriculum ed era stato vistosamente tradotto da un traduttore e c'erano delle castronerie assolute, proprio in sulse, no? Perché il traduttore non era assolutamente ancora adeguato. In 10 anni, guardate il percorso che si è fatto. Oppure nell'interpretazione del parlato, voi parlate al vostro cellulare e il vostro cellulare capisce cosa voi state dicendo. Non importa se avete una pronuncia da basso ortigiano piuttosto che da francese quando parla l'inglese, cioè per fare un esempio, o una pronuncia di qualunque tipo, lui capisce. E questo è un altro domenico in cui l'intelligenza artificiale ha fatto dei passi veramente gigantesca, guida autonoma. Ora, le macchine a guida autonoma non le vediamo ancora sulle vostre strade, non perché non sappiano andare autonomamente, ma perché ci sono dei problemi di ordine superiore, per esempio giuridici, manca una giurisdizione, no, della responsabilità, che saranno risolti prima o poi, no? Ma la tecnologia c'è, è lì. E mille altre situazioni, no? Dove l'intelligenza artificiale veramente si è inserita. Ora, dicevo prima che l'intelligenza artificiale è la capacità di computer a replicare processi cognitivi del nostro cervello. Ma per farlo bisogna addestrare i computer, bisogna aiutarli ad imparare. Questo è un processo essenziale, no? Questo si chiama machine learning. Avete sentito forse parlare anche di machine learning. Machine learning è l'attività che si fa per consentire al computer di imparare. Come voi, quindi stiamo insegnando al computer, come voi insegnate a un bambino, insegnate al computer. E poi per farlo si usano delle strutture che si chiamano reti neurali artificiali. Quindi l'intelligenza artificiale è il sovrainsieme, il cosmo. Poi il machine learning è, diciamo, quello che si deve fare per addestrare il computer a imparare, per far imparare il computer. Le reti neurali sono gli strumenti operativi che permettono di fare tutto questo. Allora, vorrei darvi solo un esempio, naturalmente senza passare da nessuna formula di nessun tipo. Questo è un esempio molto molto semplice. In realtà l'intelligenza artificiale fa cose infinitamente più sofisticate, come vi ho detto prima. Ma prendiamo un esempio molto semplice per capire proprio il meccanismo logico, no? Allora, supponiamo che noi vogliamo insegnare al computer davanti ad un'immagine, ad una foto, a decidere se quella è una foto di un cane o di un gatto, no? Diciamo cane per il momento, ad esempio, se è una foto di un cane o di qualche cos'altro. Allora, qui il problema è cane oppure non cane. Il non cane è un umano, una sedia, una bottiglia d'acqua minerale, una pianta, una montagna, qualunque altra cosa che non sia un cane, ok? Come facciamo a insegnare al computer a riconoscere un cane da un non cane? Allora, provate a fare uno sforzo di immaginazione, no? Se voi doveste insegnare ad una persona che viene da un altro mondo, che non ha nessuna esperienza relativa a questo mondo, dire a un'altra persona cos'è un cane, come glielo definiresti il cane? Che ha quattro zampe? Va bene, ma mica è l'unico che ha quattro zampe, no? Che ha due orecchie, che ha una coda, ma ancora una volta, mica sarà l'unico che ha, che ha un mantello di pelo, ancora una volta, mica lo identificate il cane dicendo così. E poi potete mettere tutte le cose che volete, ma non riuscirete a definire il cane. A meno che non diciate, se apre la bocca fa bau. Giusto? Allora sì, effettivamente possiamo pensare, forse non è neanche vero, ma diciamo grosso modo che è l'unico che quando si esprime fa bau, no? E non fa miau, non fa due, non fa altre cose. Ma se parliamo di immagine, l'immagine non porta una informazione audio, l'immagine porta l'immagine, no? Quindi come facciamo a spiegare al computer che quella è l'immagine di un cane? Pensate ad avere un bambino, il vostro figlio, il vostro nipotino, e spiegargli in casa, prima che lui abbia ancora scoperto il mondo, che è quello di un cane, no? È mica banale, non è facile. Quindi per dirvi, questo mi fa già capire una cosa però, che il computer riuscirà a fare cose che noi non riusciamo a fare, perché il computer poi riconoscerà il cane. C'è
cioè noi avremmo insegnato al computer a riconoscere un cane senza dirgli che il cane fa ballo. Quindi già capisco questo esempio veramente molto elementare, molto banale, che dove arriviamo? Come fate a insegnare quello un cane? Beh, fate così. Come fate con un bambino a insegnare quello un cane? Non gli date la definizione di cane, lo portate fuori e ogni tanto vedete un animale e gli dite cane, no? E lui dopo un po' di volte che vedrà un cane, se non sa ancora parlare, farà bau, farà qualcosa del genere, capirà che è un cane, no? Quindi sull'esperienza. Ecco, il computer impara con l'esperienza. Ma cosa vuol dire far fare l'esperienza al computer? Mica lo portate in giro e dire... Allora, lo addestrate matematicamente, no? Ovvero gli date, che so, 100 immagini, ci saranno alcuni cani, alcuni gatti, alcuni alberi, alcune quel che vi pare, no? E ad ogni immagine associate un codice 0 o 1. 1 se è un cane, 0 se non è un cane, per esempio, no? Questo lo fate voi, state insegnando al computer. E il computer memorizza questo. Poi, questa è la parte difficile, gli date un modello matematico, questa è la parte un po' più difficile, no? Gli date un modello matematico interpretativo, che non vi posso spiegare. Però, equazioni, nulla di esperienziale, equazioni matematiche, ok? E a questo punto pretendete che il computer abbia imparato a riconoscere il cane. Quindi il computer ha 100 immagini di qualsiasi e un modello matematico. E a questo punto, arrivato una nuova immagine, gliela date, il computer vi dirà cane, pure non cane. Non vi dice che cos'è se non è un cane, perché l'avete destato a riconoscere solo il cane. Quindi potreste a quel punto lì, siete sicuri che lui non sa distinguere tra un gatto, un uomo o altre cose, che l'avete addestrato a riconoscere il cane. Però non saprà fare. Ok. Allora, questa esperienza, in questo caso, passa attraverso il fargli analizzare 100 fotografie. Cioè 100 dati. E qui i dati dove entrano. I dati sono la parte esperienziale dell'intera storia. La parte concettuale sta nel modello matematico, che però fa l'uomo, cioè l'uomo che dà il modello al computer, ok? Quindi il computer senza l'uomo non fa niente, però il computer con l'uomo poi riesce a riconoscere un cane e lo comunque immagini, quindi sa fare delle cose importantissime, ha imparato, esperienza più modello, apprendimento. Questo è il machine learning, un esempio banalissimo naturalmente, no? Ovviamente poi abbiamo algoritmi che il machine learning che dicono ok, adesso fammi vedere il tuo neo sulla mano, fammi vedere il neo, io ti dico se quel neo lì è di un tipo, di un altro tipo, di un altro tipo. Molto più difficile, no? Non è solo 0-1 classificazione di nei e ti dico anche qual è l'indice di pericolosità. Oppure io vado in ospedale perché il cuore che fa delle cose strane e sarà così tra poco, eh? E prima di essere ancora ammessi al pronto soccorso c'era qualcuno che gli farà delle domande, c'era una macchina che gli farà delle domande, risponderete alle domande e la macchina dirà è una tachicardia piuttosto che una fibrillazione atriale, piuttosto che un problema di rigurgito mitrale, piuttosto che un problema di valvole che non funziona correttamente, eccetera eccetera. Questo è il primo screen, poi naturalmente sarà un virus che si prende con di noi, eccetera, eccetera. Siamo già lì. Cioè, non è su grande scala, perché ovviamente poi ci sono i protocolli, ci sono, c'è tutta la giurisdizione, eccetera, eccetera, ma c'è la certificazione, ma potenzialmente siamo già lì. E sto facendo dei passi da gigante in pochissimi anni, quindi difficile capire dove si andrà. Ora, è chiaro che poi dietro c'è tutta una complessità matematica che è fondamentale, ma giusto per farvi capire a livello molto macroscopico qual è il punto nevralgico della situazione, prendete questo esempio, no? Allora, vi dicevo prima che per far apprendere ad una macchina ad imparare utilizzate un surrogato dei neuroni e utilizzate una rete di neuroni artificiale o matematica. Noi nella testa abbiamo i neuroni, gli assoni, le dendriti, insomma una rete molto interconnessa, eccetera. E vogliamo ricostruire qualcosa di simile a livello puramente matematico. Allora, facciamo un esempio molto, anche qui molto semplice, in modo tale da
diciamo, non richiede nessun tipo di conoscenza tecnica. Facciamo questo esempio, speriamo che, chissà quante volte ci è capitato nella vita, no? Veniamo accidentalmente a contatto una puntina da disegno, un chiodo, qualcosa, no? Oppure la superficie calda, mettiamo il dito sulla piastra, no? Della cucina, e quindi c'è un'esperienza sensoriale. Cosa facciamo? Diciamo, diremmo istintivamente, ma non è l'avverbio giusto, beh, ritagliamo il nostro dito, no? Quindi, permette quindi a questa struttura matematica di fronte a un input, una sollecitazione, di dare una risposta. No. Ok? E questo è quello che sta alla base dell'apprendimento del computer. Quindi il computer apprende perché dentro a un motore matematico è fatto di una batteria di questi neuroni artificiali, o di reti neurali. Questa è un po' l'idea molto molto macroscopica di quello che sta succedendo. Ecco il neurone matematico. Il neurone matematico ha dentro dei parametri che entrano in gioco e poi delle operazioni piuttosto complesse e poi una risposta. E come vedete da prima, ogni neurone artificiale è alimentato dalla batteria dei neuroni precedenti e alimenta tutti i neuroni successivi. Quindi tutto è fortemente interconnesso. Potete fare mille cose, non c'è sostanzialmente limite. Faccio solo cenno ad una cosa molto poco, come dire, fondamentale nella nostra vita, ma comunque sono presente, applicazioni al calcio, visto che immagino sono tanti uomini, quindi immagino che sotto insieme robusto sarà interessato anche a queste cose. E questo si chiama virtual coach. Virtual coach significa allenatore virtuale ed è uno strumento, una forma software, che davanti a una partita, questa è una partita del campionato scorso, per sia Juve Sampdoria, davanti, diciamo, alla fase di gioco fa determinate analisi in tempo reale e che comunica in tempo reale all'allenatore in panchina, il quale poi può decidere di cambiare l'assetto, eccetera eccetera. Allora, dove sono i big data qui? Beh, i big data sono quelli osservazionali, cioè in ogni campionato di A, diciamo, di Premier League, quindi Serie A piuttosto che la Premier League inglese, la Lega spagnola, la Liga francese, eccetera, su ogni campo da gioco ci sono almeno, ce ne sono molti di più, 22 telecamere, e ognuna è posizionata su un singolo giocatore, sono 22 giocatori in campo, su ogni giocatore. E ogni trentesimo di secondo, quindi vuol dire 30 volte di secondo, ci sono le sue coordinate sul terreno di gioco, sulle sue posizioni. Allora, se fate il calcolo, una partita dura mediamente 90-95 minuti, alla fine della partita avete raccolto qualcosa come circa 10 milioni di dati solo per la posizione dei giocatori. Ovviamente tutti questi dati, se frullati in un algoritmo opportuno di intelligenza artificiale, possono fornire all'allenatore infinite informazioni. Potete decidere che la vostra squadra è stata più efficace quando hanno attaccato sulla destra perché c'erano questi due giocatori e dall'altra parte c'era in difesa, c'era questo o quell'altro in questa posizione, piuttosto che quando a centrocampo si è fatto questo tipo di apertura, insomma sono infinite fasi di gioco che un singolo allenatore non può vedere, le vede, ma non può metterle insieme in maniera analitica e capire le relazioni di causa ed effetto, mentre algoritmi di questo tipo possono farlo benissimo in tempo reale. Abbiamo usato anche per la nazionale italiana di volley femminile, che ha vinto un mese fa il campionato europeo, e anche lì da tempo ormai collaboriamo con loro e utilizzano questo, diciamo, allenatore virtuale che serve proprio per dare prima preparare la partita e poi dopo durante la partita per decidere quali sono le strategie. Vorrei usare quest'ultimo quarto d'ora per parlarvi di qualcosa che magari è più, come dire, ci tocca più da vicino di quanto non sia lo sport, perché è qualcosa che riguarda tutti noi. Poi qui sto parlando di Uni3, quindi noi sappiamo perfettamente che, insomma, più gli anni avanzano, no?
più diventiamo fragili o comunque esposti a malattie che veramente quando avevo 20 anni o 30 anni non sapevamo forse nemmeno che esistessero, comunque consideravamo assolutamente non di nostra pertinenza. Se vorrei giusto prevedere qualche immagine, non più di questo, farvi capire come fino a dove ci possa spingere. Allora, questa è una ricerca che ho iniziato 4 anni fa, al Politecnico di Milano, mi ritorno dal Politecnico di Losanna, dove ho passato 20 anni, e è una ricerca sul cuore umano. E qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di costruire un cuore matematico. Quindi non un cuore artificiale, non una cosa fisica. Non una cosa fisica da impiantare nel petto di una persona che ha bisogno di un trapianto, ma un cuore fatto solo di equazioni. Come diceva, chi se ne importa, no? Allora un cuore fatto solo di equazioni che sia in grado però di imitare il funzionamento del cuore umano, in tutto e per tutto. Possibilmente per ogni singola persona. Questo sarà il traguardo futuro. Allora, io non vi sto a spiegare la complessità di questo problema, perché è gigantesca, quello più complesso che non è affrontato, però magari qualche elemento ve lo do, perché così capite o capiamo, insomma, no? Che cosa ci sta dietro, no? Allora, noi quando pensiamo al cuore, ecco, forse se dovessimo destinare ancora a un bambino, o meglio un marziano che arriva e che non ha avuto nessuna esperienza condivisa con noi, cos'è un cuore, lì forse le parole giuste le potremmo trovare, no? Potremmo dirvi che è una pompa che permette di pompare il sangue nel nostro sistema, giusto? La prima funzione che si attribuisce al cuore, no? Ok, che è vero, no? Che è verissimo. Dopodiché la questione è, ok, ma perché pompa? Se voi mettete la pompa da biciclette, vabbè, insomma, allora la forza gliela date voi, l'energia gliela date voi, no? Se avete una pompa elettrica, la mettete la spina, nella presa di corrente e nella corrente funziona la pompa. Il cuore perché batte? Cioè, chi lo fa battere? Beh, sappiamo che c'è uno stimolo che per nostra fortuna parte in maniera assolutamente volontaria e spontanea in un punto specifico del cuore, diciamo dalla parte in alto a sinistra guardandolo, in realtà quello del cuore destro, il nodo semotriale, questo stimolo elettrico, determina un campo elettrico a basso voltaggio, per fortuna, si parla di millivolt, si parla di meno 80, più 20, più 40 millivolt, però è quello che è fondamentale, no? Quindi determina un campo elettrico. Questo campo elettrico si propaga a tutte le cellule del nostro cuore, tutte le cellule. Parlano di miliardi di cellule, e ogni singola cellula ha dei canali che si chiamano canali ionici, che si aprono e si chiudono. E quando si aprono fanno uscire degli ioni di calcio, di potassio, di fosforo e creano uno stato di tensione diversa tra l'interno e l'esterno, creano una differenza di potenziale. Sto parlando a livello microscopico, ovviamente, no? Ecco, questa è, se non ci fosse questa apertura e chiusura di questi canali ionici, questo cambi di potenziale, il nostro cuore starebbe lì bello fermo, sarebbe un bel problema, no? Quindi questo determina un cambiamento di potenziale elettrico, il cambiamento di potenziale elettrico è un treno di onde che si propagano, onde elettriche si propagano da una cellula all'altra, questo porta in definitiva alla contrazione o al rilassamento di tutte le fibre microscopiche, i cardiomiociti, e questa operazione che si fa a livello di singolo cardiomiocita, ancora microscopico, si riflette poi sull'intero miocardio, che è il muscolo cardiaco, in una contrazione, in un rilassamento. Quindi in definitiva nell'azione di pompaggio, no? Di deformazione del cuore. Quindi campo elettrico, campo elettrochimico a livello di singola cellula, campo meccanico a livello macroscopico del miocardio, e poi dentro, nelle quattro camere, cioè le due arti e i due ventricoli, c'è il sangue, che è un fluido. Quindi a quel punto il sangue viene compresso oppure rilassato. Quindi c'è un'operazione complicatissima, ci sono dei moti complicatissimi di sangue nel nostro cuore, e alla fine ci sono le valvole che si aprono e si chiudono e permettono quindi di attingere sangue ossigenato partiamo dall'inizio,
il sangue venoso arriva al cuore attraverso la vena cava inferiore e superiore, arriva nel cuore destro e poi passa nella arteria polmonare, va ai polmoni, rilascia la CO2 e altre sostanze tossiche, incamera l'ossigeno, ritorna al cuore attraverso quattro vene, si chiamano vene polmonari, entra nell'atrio sinistro, da lì attraverso la valvola mitrale nel ventricolo sinistro, e quando il ventricolo sinistro si comprime, è la fase che noi si chiamano sistolica, sistoli diciamo, allora questo sangue vince la resistenza della valvola aortica, si apre e viene schizzato fuori nella arteria aorta e da lì va a raggiungere tutto il nostro cervello. Allora, questo è quello che succede. Quindi c'è l'elettricità, c'è la meccanica, c'è la chimica, c'è la fluidodinamica, c'è la dinamica valvolare e poi, se vogliamo allargare l'orizzonte, c'è il metabolismo, c'è il sistema nervoso, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo è in qualche modo riassunto in questa trasparenza in cui ogni singolo blocco, questa volta, prende dentro un processo fisico complicatissimo. Come vedete, queste feccine vi dicono che tutto è connesso al tutto. Quindi, quando voi sapete tutte queste cose, incominciate a inquietarvi inevitabilmente, perché pensate veramente che la vita sia un miracolo, perché se ogni secondo per vivere succede tutto questo al nostro cuore, è assolutamente meglio non pensarci, no? Ci pensiamo noi, ci pensano i medici, ma diciamo, voi pensate pure che il vostro cuore fa ciu ciu e basta, e va benissimo così, no? Allora, cosa possiamo fare appunto con la matematica? Possiamo riprodurre tutto questo. Questo è l'obiettivo. Questo è un cuore, cuore di un ragazzo di 20 anni, e qui vediamo, adesso lo vedrete, quando tutto blu vuol dire che non c'è nessuna polarizzazione elettrica, poi parte il segnale elettrico nel mondo sinoviale, si propaga prima negli altri e poi giù, attraverso le fibre del Purkinje, nei ventricoli, e va a raggiungere tutti. Vedete, qui ci sono dei colori, i colori sono dei valori di potenziale elettrico. Quindi il modello matematico è capace in ogni singolo punto del cuore, ogni singolo punto del cuore, di darvi il suo stato di polarizzazione, o meglio, il valore del potenziale elettrico. E questo è fondamentale. Questo, attenzione, non c'è nessuna immagine medica, non c'è nessuna TAC, risonanza, ecografia, quel che vi pare che sia in grado di fare questo. Niente, oggi, mai non lo so, oggi nulla. Questo è, vi dà non solo un'immagine di quello che sta succedendo con questa persona, ma anche dei valori quantitativi. Quindi si va al di là dell'informazione medica, si va al di là dell'atlante, si va al di là dell'immagine. Questo è un contributo alla conoscenza, proprio usando in maniera speculativa, per capire, che so, ad esempio davanti a una patologia. Questo in collaborazione con il San Raffaele di Milano, questo è un ventricolo sinistro di un paziente vero, che ha avuto gli infarti e quindi ha delle zone di cicatrizzazione. Cicatrizzazione vuol dire che sono delle aree che non si contraggono più, quindi i cardi più, i filamenti non si contraggono più, quindi da lì il segnale elettrico non passa, è come se aveste dei blocchi, no? Che non fanno passare il segnale, quindi il segnale elettrico passa all'esterno, si crea dei circoli, delle traiettorie di ritorno che vanno a collidere l'una con l'altra, si crea una dinamica di battito molto irregolare. Invece di fare così armoniosamente, il cuore comincia a battere in maniera strana, no? Quindi a non garantire il deflusso di sangue che serve, il deflusso corretto, perché se non batte correttamente è come se noi avessimo una pompa che impazzisce, a quel punto non riesce a buttare fuori, diciamo, la quantità di fluido necessaria. E che cosa vogliamo fare con questo? Vediamo, vedete, quello di destra è il cuore vero, quello di sinistra è il cuore matematico, meglio, questo è il ventricolo sinistro. Quindi stiamo studiando come si propaga il segnale elettrico, come va le navigazioni intorno alle zone, diciamo, di bloccaggio, per cui. E in definitiva quello che vogliamo fare è per i medici fare una cosa molto precisa. Cosa fanno i medici in questo caso? Nel caso di tachicardie ventricolari, significative, fanno l'ablazione. L'ablazione vuol dire che entrano con un catetere, con la telecamera, dentro nel cuore, vanno a identificare dei punti specifici in cui ablare. Ablare vuol dire, in questo caso, applicare una sorgente di calore altissima e bruciare letteralmente quei punti. State bruciando del tessuto cardiaco, volutamente, per fare in modo che questo, diciamo, questo
circuito d'onda sia ripristinato in maniera corretta. Ora, questo è molto sperimentale, c'è relativamente poca teoria per questo. Allora, noi vorremmo cercare di spiegare, anche aiutare i medici a capire quali sono i punti ottimali in cui operare per massimizzare l'efficacia del processo e, se possibile, ablare il meno possibile. E quando poi applicate una sorgente termica state bruciando, ma quanto in profondità andate? Questo è il principio del medico, no? Più andate in profondità, più ovviamente state bruciando il tessuto in maniera irreversibile. Ecco, questo è un esempio in cui si può vedere come con uno strumento matematico si possa cercare di dare delle risposte preventivamente e non invasivamente, attenzione, due verbi fondamentali, prima di fare l'operazione in maniera non invasiva. Non avete bisogno di fare degli esami ulteriori al paziente che richiederebbero soldi in più e ovviamente anche una intrusività rispetto al paziente importante. Questo potete fare con la matematica. Questa è un'immagine recentissima di pochissime settimane fa, che è uno dei primissimi esempi al mondo in cui si vede un cuore che batte. Questo è un cuore che batte con la matematica, che siamo riusciti a fare ricostruire praticamente, no? Quindi la fase di propagazione elettrica e poi di contrazione qui è riprodotta in maniera molto molto realistica e, ripeto, è riprodotta, potremmo dire, con carta e penne, in realtà carta e penne computer e tanto cervello, ma insomma questo qua, ecco, questo, ripeto, è un obiettivo che porta al di là in fronte alla conoscenza. Non c'è nulla di disponibile in valore che permette di fare una cosa di questo genere oggi. E ripeto, tutto questo è quantitativo, mi dice di quanto si sposta il singolo punto, di quanto si sposta per esempio l'apice, di quanto si spostano i setto, i ventricoli, gli atri, le valvole, l'apertura delle valvole, eccetera. Oppure potete andare a vedere cosa c'è dentro, il flusso di sangue, no? Questo è il cuore sinistro di un paziente, questo è l'atrio, queste sono le famose quattro vene polmonari che portano sangue ossigenato, questa gialla è la valvola mitrale che si apre e porta sangue al ventricolo sinistro, che diventa ovviamente molto più grande, aumenta molto di volume, fino a quando la pressione sarà tale da vincere la resistenza di questa valvola, che è la valvola aortica, che entra sangue nell'arteria aorta e poi a tutto il nostro sistema cardiocircolare. Allora, vorrei chiudere qui per dirvi che questo è un po' per me l'ultima frontiera, nel senso che questa è la cosa più complicata che ho fatto nella mia carriera e credo che, al di là del fatto che sia qualcosa di matematicamente, scientificamente, straordinariamente complesso, anche una cosa che può avere un valore reale e importante per la vita, io spero, delle persone da vicino. Grazie.